Se devi comprare un portatile, la scelta è più o meno sempre la stessa, Apple o Windows. In realtà c'è anche una terza scelta che sono i Chromebook, i notebook che si basano su Chrome, il browser di Google. Questo è il mio, quello che sto utilizzando attualmente, e questo è quello che utilizzavo prima. Me li sono comprati entrambi e più o meno da 5 anni i Chromebook sono il mio computer personale, quello che utilizzo per qualsiasi cosa, per guardare le serie TV in streaming, per lavorare, per chattare, per scrivere le mail, più o meno per qualsiasi cosa. Fra i produttori dei Chromebook c'è anche Asus che ha una partnership con Google per svilupparli secondo le esigenze di Google e anche dei consumatori. Il vantaggio dei Chromebook è che sono computer molto semplici da usare, hanno un prezzo molto competitivo. La gamma Asus in Italia parte da 200 euro, arriva più o meno sino a 800 euro, e non hanno bisogno di richieste hardware eccessive perché, basandosi molto sul cloud, sul salvare i documenti nel cloud e sull'utilizzo di programmi di app simili a quelle di Android, non hanno bisogno di richieste hardware eccessive. Questo contribuisce a tenere il prezzo basso e farli durare a lungo nel tempo. I Chromebook hanno visto raddoppiare la loro quota di mercato in Italia, al momento rappresentano per esempio per Asus il 10% del venduto e nel 2020 sono stati i computer più venduti davanti addirittura ai portatili di Apple. Il merito va alla pandemia, alla didattica a distanza, allo smart working che hanno spinto molte persone ad acquistare dei portatili e il prezzo basso li ha attirati verso questo mercato. Adesso i Chromebook, che stanno più o meno una decina d'anni sulle spalle, sono nati più o meno una decina d'anni fa, si stanno dimostrando buoni per praticamente quasi tutto, perché appunto basandosi sulle app di Android hanno app più o meno per qualsiasi cosa, anche per Photoshop, per Instagram, per scrivere documenti e così via. Insomma, probabilmente ne sentiremo parlare ancora a lungo, soprattutto adesso che Google li sta supportando molto anche in Italia.